Tunga sua, benvenuto Papa Francesco, seminatore di pace e di speranza, si legge negli striscioni che tappezzano la cattedrale e le strade di Antananarivo, capitale del Madagascar, dove il pontefice arriverà nel pomeriggio di venerdì 6 settembre. È una grande festa avere il Papa qui, confida Alain, 19 anni, mentre studia come arrivare alla celebrazione di domenica, dove sono attese 800.000 persone. Da Francesco, aggiunge Alain, ci aspettiamo una parola di speranza perché la nostra terra è ancora povera. I malgasci infatti attendono una parola nuova che li incoraggi a non arrendersi alla durezza della vita in un paese ricco di minerali, pesca, agricoltura, turismo e biodiversità, ma impoverito da corruzione, politica debole, saccheggi di risorse e accaparramento di terre da parte di stranieri. Non ci sono guerre, ma la quarta isola più grande del mondo, vasta due volte l'Italia, per indice di sviluppo umano è collocata dall'ONU al 161esimo posto su 189 paesi. Su 25 milioni di abitanti, secondo le statistiche delle Nazioni Unite, almeno l'80% vive nella povertà e nella miseria. Chi lavora in ufficio, lo stipendio minimo mensile di circa 200.000 riari, che è la moneta locale, corrispondono a 50 euro. Ma chi lavora in campagna, lavora 5 giorni a settimana, riesce a guadagnare circa 120.000 riari al mese, e cioè circa 30 euro al mese. Ma per comprare un pollo ci vogliono 2 giorni di lavoro. La Chiesa Cattolica in Madagascar garantisce istruzione, sanità e opere sociali ed è una voce autorevole riconosciuta da tutti. Noi come Chiesa vogliamo ricordare che fare politica vuol dire essere al servizio del popolo, sostiene Monsignor Odon Razanakuluna, arcivescovo di Antananarivo, il quale sottolinea: siamo in un momento di crisi, abbiamo bisogno della parola del Papa, ma i problemi che abbiamo li dobbiamo risolvere noi.